Ah, eccolo qua. Pistacchio e vaniglia, i miei gusti preferiti. Amici del canale, buongiorno, come state? Tutto bene? Io come ogni sabato mattina mi faccio la mia corsettina, il mio smaltimento calorie. Scusate la barba, sembro uno trasandato, però me la vado a fare dopo, perché oggi, questa mattina non ho avuto tempo di farla, perché appena mi sono svegliato sono venuto subito qui al parco. È troppa la voglia di venire qui a smaltire calorie. Voi come state? Tutto bene? Avete passato bene la settimana? Scrivete nei commenti qualche cosina. Almeno ci confrontiamo, ci salutiamo, ci aiutiamo, ci conosciamo a vicenda. E domani sicuramente andrò da qualche altra parte a fare qualche altro food porn, perché ormai per me è diventata una goduria fare questi giri nelle città a degustare le loro migliori specialità. E ancora non ho deciso dove andare. Ho una vaga idea, però ancora non ne sono convinto. Comunque sicuramente sarà una cittadina piena di specialità, come al solito. E non troppo lontana da Roma, però ci andremo. Ok, ci vediamo dopo e ci gustiamo qualche cosina insieme. Ok? Ciao. Oggi squattiamo, facciamo un po' di squat. Gambe verso l'esterno. Questo è molto importante per le gambe. Ci aiuta a mantenerle sane, belle toste e aiuta anche la circolazione del sangue. E sicuramente quando andrete a correre avrete molta più forza di chiunque altro. Perché così i muscoli si intensificano. E poi non è neanche difficoltoso da fare. Certo, io non è che lo sto facendo nel migliore dei modi perché sono un principiante, però cerco di fare il meglio di me. Cerco di dare il meglio di me stesso, come si suol dire. Ah, eccolo qua. Pistacchio e vaniglia, i miei gusti preferiti. Mezzo chilo di gelato, ce lo mangiamo, ce lo siamo meritati. Abbiamo fatto 15 km di corsa, abbiamo fatto anche le gambe, squat e altre cose. Quindi un po' di gelatino ci sta tutto. E ce lo andiamo a gustare tutto. Cominciamo col pistacchio. Buonissimo. Un sapore eccezionale. Buono, buono, buono. Come vi dicevo, pistacchio e vaniglia sono i miei due gusti preferiti. I vostri quali sono? Scrivetemelo nei commenti, se volete. Sentiamo la vaniglia. Buono. Buono, buono. Secondo me la vaniglia rende anche il pistacchio più buono. I due gusti si abbinano molto bene. Stamattina sono andato a fare una corsetta, come dicevo prima. Oggi ero veramente stanco perché la giornata lavorativa, la settimana lavorativa è stata un po' dura. Quindi stamattina ne ho risentito un pochettino. Però noi non molliamo. Non molliamo mai, anche se siamo stanchi. Andiamo avanti, non ci arrendiamo. Tanto dopo ci mangiamo il gelato. Ma quando vi iscrivete al canale? Io aspetto sempre le vostre iscrizioni. Dovete fare soltanto un click, niente di che. Non ci vuole nulla. Almeno mi sento più felice. No, vabbè, scherzo. Se volete farlo, fatelo, anzi, altrimenti non c'è problema. Vi dicevo, questa mattina c'erano molte persone al parco e proprio tante, 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 tante. Evidentemente ci sono le ferie di mezzo che li hanno, diciamo, ingrassati, quindi
Stavano tutti indaffarati a correre, a fare esercizi, a fare camminate, e molti di loro avevano bei pancioni. Chissà che cosa si sono mangiati quest'estate. E vabbè, ognuno fa la sua vita, come dire, non bisogna giudicare nessuno. Se uno vuole mangiare tanto, poi dopo ne paga le conseguenze, o a meno che non facciano come noi, come io e voi, che prima di mangiare andiamo a bruciare. Adesso però stacco un attimo, rieccomi qua. Nel frattempo sono andato avanti, l'ho quasi, diciamo, finito. Ne sono mangiato gran parte. Perché sennò il video diventava noioso, anche se già lo è. Però figuriamoci se mangiavo mezzo chilo di gelato parlando, quando finivo. Poi il gelato è talmente freddo che quando parli ti si gelano i denti. Invece se magari non parli, lo metti in bocca e lo gusti. Quali sono i vostri gusti preferiti? Non ricordo se già ve l'ho detto. Penso di sì. Però ve lo ridico un'altra volta. Il gelato più buono che ho mangiato finora è stato a Frascati. Quando ho fatto il Castelli Romani Food Porn, il gelato di Frascati alla gelateria Tris, se non sbaglio, no, era la gelateria Tris, era qualcosa di fantastico. Anche a Firenze è stato buono, però a Frascati è stato veramente meraviglioso. Era buonissimo, buonissimissimo. Stasera mi faccio una bella pizzetta, anche quella me la sono meritata, perché tutta la settimana che faccio dieta, almeno il sabato e la domenica uno sgarra un pochettino, se no che vita facciamo? Una vita di stenti. Comunque è tanto mezzo chilo, eh? Non pensavo che fosse così tanto, porca miseria. Sono arrivato quasi alla fine. Eccolo qua. È tanto. Pensavo di fare una passeggiata mangiandomi mezzo chilo. Invece no, è abbastanza. Con questo fatto che sto facendo, mangio un chilo di questo, mangio un chilo di quell'altro. È un conto mangiare un chilo di pasta a pranzo, magari uno ce la fa pure dopo che è stato senza mangiare per una giornata. Ma mangiare il gelato dopo pranzo, quando già sei pieno, è un po' più difficile. Però è buono. Buonissimo. Non è un sacrificio proprio. Alla fine è acqua, voglio dire. Non è che sia niente di che. Però il pistacchio lo adoro proprio. Lo adoro. Ah, domani, come vi dicevo, vado in un'altra città. Consigliata da qualche amico. Perugia. Molto probabilmente si mangia bene, ci sono molti molti posti dove ci sono le cornie, specialità, e dove la fa da padrone la cioccolata, la Perugina, se non sbaglio è nata a Perugia, probabile pure che mi sbaglio, però la Perugina l'associo a Perugia. E poi ci sono anche altri negozietti da visitare, molto carini. E poi voglio visitare anche la città stessa perché non ci sono mai stato. I monumenti, voglio vedere. Io girerei tutto il mondo se potessi, ma non posso. Almeno adesso, poi chissà.
Oppure in un'altra vita. Mi piace tanto, mi piacerebbe andare tanto anche all'estero a vedere come sono organizzati, quali sono le loro tipicità, si dice così, specialità, tipicità, perché la cucina italiana è la migliore. Però vedere anche le altre cucine non sarebbe male. E bisogna andare sul posto. Perché è un conto che vengono loro qua e si adeguano alle nostre usanze, e invece andare lì da loro è tutta un'altra cosa. Beh, da loro è tutto originale. Buono, però tanto, tanto proprio. Casomai dopo vado a fare un'altra corsetta. No, no, scherzo. Dopo, se no, troppo movimento è buono, ma troppo, 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 come si dice a Roma, stroppia. Il troppo stroppia, si dice. Come diceva mio nonno. Mio nonno era di Trastevere, nato a Trastevere. Parlava sempre romanesco. Alcune cose neanche me le ricordo, però ogni tanto se ne usciva con certe frasi incredibili. Lì doveva esistere il telefonino o le videocamere, così adesso avevamo dei ricordi, anche se già esistevano. Però quelle antiche, quelle grosse, ma che cavolo, invece adesso con i telefonini è un attimo. Fai un video, è un attimo. Lo fai male, lo rifai. Lo modifichi, lo può modificare. È tutta un'altra storia. Nel frattempo, io mentre parlo, ho finito il gelato in vostra compagnia. Poi, magari non lo vedrà nessuno. Però, ho parlato con me stesso, diciamo. Enrico con Enrico. No, sicuramente qualche persona lo vedrà sicuramente. Qualche persona a me cara. Mia padre, mia madre, miei figli. No, no, no. Magari riusciamo ad instaurare un rapporto anche al di fuori di questi video. Sarei contento di conoscere altre persone. Magari anche youtuber, professionisti, non come me alle prime armi, che neanche è capace a spingere un pulsante. Finito. Grazie per la compagnia. Io mi sono fatto mezzo chilo di gelato, pistacchio e vaniglia. E se volete ci vediamo la prossima volta, sempre su questo canale. Ok? Iscrivetevi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, dai. Fatemi questo favore, che vi costa? Un clic, così, clic. Ciao.